Buongiorno. Ok, provo di parlare italiano. Si sono confuso? È così. No, che c'è da dire? No, perché l'ombra del Caravaggio è un prete integralista, dunque io non sono battezzato, non ho fatto il battesimo. Dunque non se battem, così che si dice. Non sono cattolico, dovevo cercare, ma la cosa che mi interessava di più è di vedere un film su un pittore che oggi è completamente più grande di classico, dei classici. E così, sono confuso quelle volte. E poi di vedere un film e capire come lui era considerato come all'avanguardia, perché la storia di un artista dell'avanguardia e che è diventato un classico. Dunque, poi questo mi ha interessato. E l'altra parte, che è un mito, il mito di Caravaggio, che è un mito, che può essere un mito di cinema, è il contrasto tra la bellezza dei suoi quadri, quasi mente che sono, non lo so come dire, sono divini, e poi la leggenda che c'è attorno di lui, della sua vita, che era più che una vita di violenza, perché lui è stato accusato di uccidere qualcuno. Uccidere? È ucciso, sì, lo so, non sono italiano. E lui ha ucciso un uomo. E dunque l'ombra, non lo so, non c'è niente, ma siamo tutti più o meno reazionari come l'ombra. A parte se nella sala si siete tutti, voglio dire che in fronte dell'avanguardia, l'avanguardia societale, l'avanguardia artistica, siamo tutti come l'ombra, siamo di prima pulsione reazionari, ma no, le cose non si fanno così, o non lo so, la vita non è così, prima era meglio, tutte queste reazioni che abbiamo. E dunque l'ombra è un fascista, è così. E il fascismo, secondo me, nasce dalla paura e del conformismo. E dunque ho cercato che cosa di fascista ho dentro di me, pieno di cose. E ho recitato l'ombra così. Grazie.